Eccolo, stiamo da mai ragazzi, eccoci tutti quanti, carichi in parte a zile nel canale, un altro video insieme, di cui appunto volevo parlarvi di alcune situazioni, per esempio quella di Rugani, che è un po' contorta perché molti di noi lo vorrebbero vedere fuori, ma il problema è che col fatto che Bonucci è un po' acciaccato e non riuscirà a essere al meglio, diventa una pedina importante. Poi due parole su De Paul, visto che è un colpo in canna che la Juve vuole provare a chiudere, e le figure che potrebbero affiancare il CDA dei 5 membri e che potrebbero essere dei nomi che esprimono grande juventinità, grande DNA. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo stiamo domani ma voglio con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Allora, per quanto riguarda Rugani, vi dicevo, quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene, anche nella partita con l'Udinese, comunque la Juve ha rischiato poco, ovviamente con lui c'erano anche Danilo e Alessandro, però ultimamente Alessandro non è che fosse il ritratto dell'affidabilità, quindi il fatto che Rugani sia riuscito insieme ai suoi compagni a tenere il clean sheet vuol dire che è un difensore tutto sommato affidabile. Ha parlato anche Davide Torchia, che è suo agente, dicendo che Daniele è felice alla Juventus, è stato super contento anche l'anno scorso quando era vicinissimo a essere ceduto di riuscire a rimanere, la Juve lo ha tenuto anche per le rotazioni, per evitare di rimanere appunto in inferiorità numerica in quel ruolo, e poi quando bisogna chiamarlo in causa è sempre pronto, anche Allegri lo ha detto, è un giocatore affidabile, spesse volte in conferenza lo ha detto, ha fatto anche qualche battutina un po' amara, no? Su cane e gatto, riferito a Gatti e Rugani, però insomma si fida molto di Rugani, altrimenti lo avrebbe già fatto spedire. Ovviamente ci sono stati tentativi di mandarlo via perché l'abbiamo dato in prestito al Cagliari, al Rennes in precedenza, però ecco, l'ingaggio che ha è altissimo, mi sembra sui 4 milioni quando rinnovò, e ovviamente adesso lui scade penso nel 2026 se non sbaglio, quindi è un giocatore che rimarrà sicuramente nel post Bonucci a questo punto, quindi devo dire la mia, purtroppo secondo me bisogna prendere un centrale di sostituzione di Bonucci molto prima, quindi adesso tu ti ritrovi Rugani, che comunque non è mai stato un titolare nella Juve, lo sappiamo benissimo, che non lo puoi neanche dare via, quindi l'errore è a monte, è a principio, adesso ormai non te lo puoi più togliere, dovevi, ripeto, prenderti un Pau Torres di turno, un Milenkovic di turno, e allora a quel punto sì che potevi mandare via Rugani e magari prendere qualcosina, ma adesso, una volta che vi già rifiutato i soldi precedentemente, perché valeva qualcosa Rugani, non mi ricordo se 20 milioni che erano stati messi sul piatto a qualche squadra estera, e poi l'oro del Caterino è scemato incredibilmente col fatto che Rugani non ha più giocato, quindi questa è un po' la situazione. Per quel che riguarda De Paul, ragazzi, la Juve fa sul serio perché il giocatore non è più, diciamo, nell'interesse di Simeone, è un giocatore un po' obsoleto, che non ha trovato tanto spazio nell'Atletico Madrid, è stato però fondamentale nella vittoria del campionato del mondo dell'Argentina, quindi questo ci deve far ben sperare se lo volessimo prenderlo, è un talismano, secondo me è un grande centrocampo, veramente un giocatore di spessore, che ovviamente in un Atletico Madrid pieno comunque di star, di giocatori top, fa fatica a trovare il suo spazio, come è normale, però per poter sbloccare la trattativa, ragazzi, servono comunque 36 milioni di euro minimo, ok? E quindi non so se l'Atletico Madrid accetterebbe contropartite tecniche per colmare questo gap. Dubito, però noi ci possiamo sempre comunque provare a gennaio, visto che comunque è risaputo, potete guardare anche le notizie sul web, che è un giocatore che è nel mirino della Juve già da tempo, già da prima di Locatelli, quindi figuriamoci, già da quando era leader all'Udinese in quel grande centrocampo appunto dei friulani. Vediamo cosa accadrà ragazzi, io ripeto, lo reputo un ottimo giocatore, ci serve comunque qualcuno a centrocampo in più, perché se Pogba non è al meglio, non rientra entro tot, potremmo andare su di lui, ed è secondo me l'ipotesi B se non andiamo su Nico Isavis, perché finché lo titolo non abbassa le pretese, ovviamente adesso sotto i 100 milioni, ma se costa 60 è ovvio che andremo su De Paul, mi sembra anche ovvio e ragionevole, tra l'altro non mi dispiacerebbe andare su De Paul piuttosto che su Savic, perché è un giocatore di grande valore anche in campo internazionale, che si è affermato con l'Argentina campione del mondo, quindi secondo me in questo momento qui è passato davanti anche a Savic, nonostante il suo nome non sia così altisonante in questo momento, ma è un giocatore di tutto rilievo. Ecco, poi l'altro argomento che volevo trattare, come vi ho detto, è quello che riguarda i possibili dirigenti da affiancare ai membri del CDA, che sono i 5 che dicevamo, e dopo il 18 gennaio ne sapremo di più, probabilmente verranno eletti anche un vicepresidente, un presidente,
un amministratore delegato, insomma vedremo altre figure e a quanto sembra, a quanto trapela, Chiellini e Del Piero sono comunque dei candidati potenziali per poter essere dentro la Juve, soprattutto per la loro juventinità, il loro DNA juventino. Ovviamente tra i due preferisco Del Piero sinceramente, perché Chiellini riporterebbe il cortomuso e la difesa barricata a oltranza come suo maggior marchio di fabbrica, e quindi questo non ci aiuterebbe sicuramente a migliorare, però è anche vero che Chiellini non è che può decidere lui come giocare a calcio, ma sicuramente potrà influenzare, perché se viene visto come un'icona, come un grande della storia juventina, ovviamente dovrai credere anche a lui, a quello che dice. Quindi ecco, questo è quello che trapela per il momento. Ovviamente altri nomi non ne sono spuntati per ora, tipo quelli di Giuntoli, di Tare, di Manna, non si è più parlato del DS, non si è più parlato dell'amministratore legato, quindi Marotta e altri nomi che avevamo detto, quindi Carnevali in veste di AD, eccetera eccetera. Però ecco, sono spuntati di nuovo questi due nomi, quindi vuol dire che in ambiente Juve con Tinassa si comincia a parlare di questi, ok? Ripeto, se devo scegliere preferisco un Del Piero assolutamente, sia sopra Buffon che sopra Chiellini, perché secondo me Del Piero è una figura che rasserena, una figura che mette d'accordo tutti, un po' come quella di Zidane allenatore, che lo dico da anni, da mesi ormai, perché sono persone che già solo con la loro presenza, con il loro carisma, la loro eleganza, la loro postura, il loro modo di parlare anche non parlando, la gestualità, i sorrisi, gli sguardi intensi, tutto il loro modo di comunicare è da veri leader, da veri campioni. E come diceva anche qualcuno poco tempo fa, Zidane è uno di quei nomi, così come Del Piero, che mettono a tacere tutti, cioè quando nomini loro tutto si mette a posto, poi in più oltre a quello hanno la competenza e la bravura nel cambiare le cose, quindi tu riesci a fare l'asticella a livello internazionale, perché in questo momento qui il nome Juve a livello mondiale, a livello estero, è caduto sotto il livello del mare, veramente, questo è il problema. Quindi a noi servono figure che ci riportano su, ok? E questo ci vorrà un po' di tempo, ragazzi, non si può fare subito, però io sto pregando che ci togliamo da questa matassa, da questa sabbia in cui siamo. Saluto tutti quanti, ragazzi, vi ringrazio, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio fortissimo come sempre a tutti quanti, chi volesse salutato nei commenti me lo faccia sapere, e soprattutto chi volesse abbonarsi lo faccia, siamo già in una bella quantità appunto degli abbonati, e come sempre vi dico ci sono tre opzioni qua sotto in descrizione, sono sempre quelle, mani di platino, mani di diamante, mani di fiducia, ovviamente potete scegliere il compenso che vi piace a voi, il minore mi sembra sia sugli 1,80€, 2€, quindi vi aspetto, ciao ragazzi!